Ciao ragazzi, sono Falcone Aroli, sono qua con l'immancabile weekly del sabato mattina per raccontarvi un po' la settimana appena trascorsa e introdurvi a quella che verrà. È stata una settimana bella pienotta, un po' di tutto. Abbiamo avuto The Outer Worlds, WWE, Call of Duty che adesso sta andando anche avanti, alcuni scopriamo interessanti che non escludo di portare avanti ancora, tipo Surviving the Aftermath o Moons of Madness. Insomma, ci sono diverse cose che potremmo sviluppare durante la settimana fra il canale YouTube, fra Extra Falco e ovviamente anche Twitch. Una settimana che ho vissuto con un momento di terrore che sto cercando di risolvere, che forse avrò già risolto quando voi vedrete questo video, perché con The Outer Worlds, quando il gioco è uscito e in sostanza mi sono crashati i salvataggi su PS4 dopo un calo di corrente. La PS4 è una console molto bella, molto stabile, ma non gli tocca la corrente perché sennò rischi il tracollo. Io questo mese ho dovuto fare la procedura di riavvio e di riaggiorno di tutta la sistema tramite modalità provvisoria tipo 3 volte e non è stato piacevole. L'ultima volta mi si sono corrotti quasi tutti i salvataggi che avevo sulla console, compresi quelli di The Outer Worlds. Quindi sto cercando di recuperare attraverso alcune procedure particolari. Spero di recuperare a breve. Se così non dovesse essere, onde evitare il problema di fondo, lo riprenderò su Xbox One, dove tanto è gratis col Game Pass, ricordatevelo nel caso in cui ve lo foste dimenticati, e ripartiremo da lì. Ripartiremo da lì però su Twitch, perché complice il fatto che c'ha dei sottotitoli che so così, complice il fatto che è tutto in inglese e che mi rendo conto che su YouTube ha dei ritmi un po' troppo lenti, probabilmente è un gioco più adatto alle live, per cui lo proverò tra ieri notte e oggi, i soliti paradossi temporali, lo proverò su Twitch e rivedrete comunque tutto su Extra Falco. Quindi, in una qualche forma su YouTube ci arriva comunque, ma credo che possa essere un gioco, alla luce di quello che poi ho visto e che vi avrei fatto vedere, un pochino più adatto a un'interazione con voi. Per cui mi piacerebbe provarlo in live. I video che avevo già registrato a questo punto non ha senso proporveli perché è una partita che difficilmente potrò continuare, per cui ce la facciamo piacere così. Purtroppo ogni tanto è andata e devo attaccare la play al gruppo di continuità. Questo mi ha insegnato questa cosa qui. Comunque, al di là di questo, sicuramente settimana positiva. Con WWE andremo avanti, c'è un altro video pronto che forse vedrete oggi. È in arrivo un gioco fenomenale fatto insieme a Elisa. Una roba che sono certo che ci chiederete ancora e ancora e ancora e ancora. Poi, che altro c'è? Domani ci sarà lo speciale di Formula 1. Siamo incerti se spezzarlo in due parti perché è veramente pieno pieno di roba. Domani scoprirete insomma la verità. E restando in tema di Twitch, appunto, siamo andati parecchio avanti con Twitch in questi giorni. Abbiamo ottenuto la partner, insomma, sta andando bene anche lì. E sappiate che ci saranno sempre. O meglio, ci saranno sempre più cose anche lì, perché la nostra idea è quella di arricchire un po' tutto. Diciamo che tutte le volte che voi vedete uno scopriamo e dite, ah, cavolo, mi piacerebbe vedere di più. Su YouTube tante volte non c'è questa occasione perché o fai una serie o ha poco senso fare 2 o 3 approfondimenti e poi fermarsi. Per cui credo che Twitch in questo senso sarà un po' la chiave della nostra rinascita per farvi vedere un pochino di più di ogni prodotto. Magari potremmo associare a uno scopriamo particolarmente gradito una live dedicata per approfondire alcune cose del gioco. Tant'è che stavo pensando appunto di fare Surviving the Aftermath proprio lì. Tra le tante cose, quel progetto che avevo detto è tutto pronto. Ho il video fatto. Non ho trovato un buco per pubblicare. Perché in questi giorni sto vivendo il solito incubo, cioè avere più cose di quante siano effettivamente pubblicabili. Negli ultimi giorni vi ho proposto 4 video al giorno di media e ne avrei avuti 6, 7, però non posso pubblicare 7 cose al giorno, no? E quindi mi è rimasto un po' in canna, anche perché è una cosa che quando partiremo poi avrà un suo ritmo settimanale che non voglio alterare per niente al mondo perché è una serie di video a cui tengo tantissimo, per quanto ripeto non siano video che faranno il fuoco in termini di visite, ma è una cosa a cui sono particolarmente legato io a livello di amore per quello che ho fatto e quindi ci tengo che insomma vengano proposti con regolarità e voglio partire in un momento un po' più calmo. La settimana prossima sarà sicuramente il momento giusto perché appunto ci saremo lasciate alle spalle tutto l'esplosione di cose di Outer Worlds, Call of Duty eccetera. In settimana aspettatevi diversi approfondimenti su COD. Aspettatevi in giornata, oggi arriverà il video delle domande su The Outer Worlds. Allora,
Solitamente io propongo le vostre domande, quelle che mi fate su Instagram, nei Q&A dedicati, all'interno delle recensioni. Per The Outer Worlds io vorrei vedere tutti e due i finali prima di farla la recensione, per cui ritarderà un pochino. Ne abbiamo parlato, vi ho parlato di quello che ho visto sulla base di 15-20 ore e ho fatto appunto già il Q&A che vedrete oggi con le domande che mi sono arrivate, in cui risponderò a parecchie cose. Poi per la serie la faremo su Twitch, come vi dicevo, ripubblicata poi su ExtraFalco, e la recensione arriverà nei prossimi giorni, nei prossimi 15 giorni forse ci metterò. Voglio veramente giocarmelo in maniera molto approfondita, per quanto, ripeto, da quello che ho giocato sulla base di una ventina di ore, grosso modo, fra varie cose che ho fatto, due run diverse, tentativi vari di spingere un pochino la componente rollistica un po' più a fondo, per me sarà un gioco da 8, ecco, difficilmente mi discosterò da quel voto, credo, ma un 8 pieno, né un decimale di meno né un decimale di più. Per me è un gioco da 8, alla luce dei difetti e dei pregi che ha. Gioco che per gli appassionati, come poi dicevo anche nel video di prime impressioni, per gli appassionati sarà sicuramente anche un 9, per gli appassionati di giochi di ruolo. Per me, in senso assoluto, in maniera quanto più oggettiva possibile, quindi per una valutazione che vada bene più o meno per tutti, è un 8. E credo che, insomma, sarete d'accordo con me qualora doveste provarlo in prima persona. Settimana prossima ci saranno parecchie cose, potremmo vedere un ritorno di Tropico, potremmo vedere un gioco molto particolare fatto dalle usine di Tropico, quello sarà un primo contatto molto bello che vi porterò, e che altro vi volevo dire? Di altro ve l'ho detto, Football Manager è in chiusura, purtroppo, insomma la stagione è in via di conclusione. Sports Interactive mi ha avvisato del fatto che a breve dovrebbe arrivare la beta del nuovo Football Manager, non avrebbe senso di partire con un'altra stagione adesso, per cui quello sarà in chiusura. Diventa un mito, dovremo decidere cosa fare, perché anche lì io mi sto divertendo da pazzi a farlo, lo ammetto, però non so quanto potrà durare questa carriera di Marcellino. Appena avremo chiuso con Marcellino attaccheremo con una Master League. E vuol dire, perché non la fai già adesso? Allora, perché non ho tempo materiale, perché già sto facendo fatica a far tutto in questi giorni, con Elisa stiamo impazzendo, e soprattutto, cosa che ho accennato in una live in questi giorni su Twitch, io ho un problema di fondo, io gioco a tanta roba, no? Settimanalmente, alterno tanti prodotti diversi. Su FIFA sto vivendo un periodo discretamente positivo, nel senso che anche online riesco a giochicchiare, eccetera. Se io mi metto a alternare adesso PES e FIFA, perdo tutto, ritorno a essere una pippa al sugo a FIFA e lo divento anche a PES, quindi preferisco adesso goderci, diventa un mito, poi una volta che avremo messo da parte alcune cose di FIFA potremo aprirne un po' più di PES, in modo tale che io non diventi matto, perché sennò già lo so come va a finire, che mi metto a marcare su FIFA come si marca su PES, a dribblare su PES come si dribbla su FIFA e non concludo una cippa, per cui vorrei evitare che accada esattamente questo, per ovvi motivi, insomma. Per cui, ricapitolando, nei prossimi giorni arriverà questo video particolare di un mio progetto che sto portando avanti. Arriverà la scaletta di Twitch, ve lo giuro, arriva, ve lo giuro. Questi giorni non ce l'abbiamo fatta. Io, se vi facessi vedere il mio planner, vi mettereste paura per quanta roba c'è scritta sopra. Ho scalette, anzi ho brutte di scaletta sparse ovunque in questa fottutissima casa. Allora domani pubblico questo, poi esce fuori un'altra cosa. No, allora questo qui lo posticipo al giorno dopo. Insomma, non siamo riusciti a dare una forma a Twitch. Però l'idea sarebbe quella di alternare live pomeridiane, tipo tra le 5 e mezza fino alle 6 e mezza 7, come abbiamo fatto questi giorni, con cose notturne, tipo dalle 10 e mezza fino a mezzanotte, grosso modo. Fermo restando che dovremmo decidere anche da quel punto di vista cosa fare, perché io, per dire, se adesso dovessimo decidere di fare tutta la serie di The Outer Worlds su Twitch, quindi seguirla bene eccetera, dovrà avere una cadenza regolare, dovremmo decidere gli orari, dovremmo decidere i giorni, dovremmo decidere la durata delle live, dovremmo decidere un sacco di roba per far sì che sia. Tant'è che stavo addirittura pensando, qua voglio un vostro parere, ve la butto lì a fine weekly. Sto pensando a una cosa. Non so quanti saranno d'accordo, ma voglio comunque il vostro parere, perché sapete bene quanto io ci tenga a sviluppare sto canale nella maniera più gradita per voi. Perché poi se voi siete contenti, io sono più sereno e lavoro meglio. Ho una mezza idea, ovvero togliere lo slot delle 15. Quindi avere 13-17,
ma non mollarvi col terzo video, ma metterlo tipo alle 19 o alle 21, in modo tale che lo slot delle 3 eventualmente possa essere occupato da qualcosa su Twitch. So che è un orario un po' così pomeridiano, dove non c'è tantissima gente, però pensavo che per certi tipi di video, tipo, che ne so, fai They Are Billions, lo riprenderò, ragazzi, su Twitch, lo giuro, l'ho promesso, lo farò. They Are Billions ci starebbe bene alle 3. Nel mezzo ci starebbe bene anche a mezzanotte. Però, dico, come posso dire, per metterci d'accordo sul tipo di orario, potremmo farlo solamente nel weekend, lo slot delle 3. Insomma, stiamo facendo un tantissimo brainstorming con Elisa, cercando di capire quali potrebbero essere gli orari migliori nei giorni migliori. Valutiamo insieme. Qualsiasi idea abbiate a riguardo, fatemelo sapere in un commento. Qualsiasi suggerimento abbiate per avere una programmazione quanto più coerente possibile, fatemelo sapere, anche perché vorrei evitare, come è successo poi questi giorni purtroppo in qualche caso, di sovrapporre delle uscite di video qui su YouTube con delle live su Twitch, perché mi vado a fare concorrenza da solo e vi creo confusione anche a voi, cioè il paradosso. Quindi dobbiamo trovare una dimensione. Io purtroppo sono in una fase, dopo il trasloco, in cui, avendo il cane non qui con me ma dai miei, io mi muovo spesso per andare da lui. Non riesco a dire vabbè il cane sta là, no, e di conseguenza non so ancora bene che orari avrò fissi. Poi è probabile che su Twitch la programmazione sia un po' così variabile in questo periodo, però in linea di massima appunto vorrei dargli una forma. La programmazione di Twitch sarà sempre su base settimanale, cioè la domenica notte io pubblicherò su Twitch, su Telegram, su Facebook la scaletta per la settimana entrante, ma non avremo orari fissi per sempre come è stato tipo qua negli ultimi anni. Qua comunque so anni che 13, 15 e 17 sempre. Per cui valutiamo un po'. Io vi ho bombardato di informazioni, di richieste, di domande, di cose oggi. Più che un weekly è stata una sorta di censimento del canale. Però fatemi sapere se vi va, insomma, di perdere due minuti a scrivere un commento che mi possa dare una mano, vi sarei veramente grato. E permettetemi come sempre in chiusura un grazie a tutti quanti, perché tra chi sostiene qui su YouTube, chi sostiene su Twitch, chi si è abbonato su Twitch, siete stati un botto, ragazzi, veramente grazie. So che insomma c'è tantissima concorrenza su Twitch, ci sono tantissime persone a cui vorreste dare il vostro abbonamento. Mi fa piacere che tanti abbiano scelto me, perché anzi abbiano scelto noi, perché appunto poi Elisa mi sta dando parecchio aiuto su Twitch ultimamente. Mi ha fatto particolarmente contento, insomma, vedere che nonostante la tanta concorrenza tanti abbiate deciso di concedere il vostro account gratuito, quello che vi regala Amazon, poi la maggior parte è arrivata così, a noi due, perché insomma è un qualcosa che ci permetterà di fare sempre più cose e che ci sta anche invogliando a portarvi più cose su Twitch, perché è un qualcosa che ho visto che vi è piaciuto tanto, si riesce a chiacchierare anche parecchio, cosa che magari qua non succedeva, per cui sarà una cosa interessante portare avanti entrambe le cose. Ma ripeto, non temete, perché YouTube non si molerà mai, nel senso, io nasco qui ho avuto la mia rinascita, se vogliamo, non per quanto Twitch sia un luogo in cui potenzialmente si potrebbe guadagnare tantissimo, quello che facciamo lo facciamo spesso e volentieri molto bene e meglio qui su YouTube come dimensione di piattaforma, per cui Twitch sarà sicuramente un'aggiunta, ma non toglierà mai lo spazio a YouTube, che rappresenta comunque la nostra casa principale. Diciamo che Twitch è la nostra casa di campagna, la nostra casa al mare, dove si va nei ritagli di tempo, ma neanche tanto, insomma, piano piano vorrei che diventassero un po' l'uno il sostegno dell'altro, per arrivare a un punto in cui magari avere due realtà ben solide, ben stabili. Anche perché, ragazzi, la cosa di cui mi sono accorto in questi giorni, parlando anche con un po' di PR e alcune aziende, conta tanto Twitch, piace tanto, e il fatto che si possa proporre allo sviluppatore X o Y un canale YouTube ormai di buone dimensioni con una realtà su Twitch altrettanto valida permetterà al canale di crescere parecchio, ci darà accesso a tante cose in più che prima non avevamo. Per cui diciamo che tutto va nella direzione di poter fare qualcosa in più, di poter portare qualche controllo in anteprima, di potervi regalare qualche approfondimento in più, insomma, ce la possiamo fare, ce la stiamo mettendo tutta. Io non ho mai lavorato tanto nella mia vita come sto periodo, ma sono convinto che veramente si potrà fare qualcosa se non mi piana sincope prima, perché questa è la grande incognita, però tengo duro fin quando ce n'è. E no, battute a parte, ragazzi, veramente sono contento, perché per quanto sia un periodo strapieno di roba,
sto portando avanti più cose di quante ne voglia effettivamente ammettere, ma sono convinto che prima o poi troveremo un equilibrio, una stabilità un po' più serena, che magari mi permetterà anche di dormire un'ora in più. Questo è il mio buon proposito per il 2020, riuscire ad arrivare a 7 ore a notte, sarebbe interessante. E vabbè ragazzi, a parte le battute, un abbraccione a tutti, mi raccomando, segnatevi tutto e fatemi sapere il discorso del come organizzereste voi la programmazione, come cambiereste un po' il palinsesto, cosa volete vedere da una parte, cosa volete vedere dall'altra, insomma. E piccola postilla, perdonate se in questi giorni avete visto un po' di variazioni nelle inquadrature, nei colori, nella messa a fuoco. Sto facendo dei test con diverse macchine in questi giorni per vedere quella con cui mi trovo meglio, quella che mi permette di lavorare più in maniera più fluida e veloce, che bene o male, come poi vi racconterò, la chiave di questo tipo di attività è lavorare rapidamente e comodamente. Se tu hai un flusso di lavoro comodo, sei anche più rilassato, fai il triplo delle cose e ti vengono meglio. Io sto lavorando anche in quella direzione, a telecamere spente, con mille prove, mille cose. Credo che quella di oggi sia buona, non grido al miracolo, ma insomma dovrei aver trovato forse la chiave della... però, ripeto, se magari vedete un video con una messa a fuoco un po' peggiore, un video con un colore un po' più vivo, è perché sto a fare delle prove. Abbiate pietà di me, ma devo purtroppo farlo mentre registro. Non c'ho il tempo materiale per farlo a telecamere spente perché mi manca il tempo. Stiamo sempre là, troppe cose da fare, quindi abbiate pazienza. Detto ciò, niente ragazzi, io vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie veramente di tutto e noi ci vediamo alla prossima.